Maschera antigas russa GP4. Maschera antigas anni 60-70 ideata per truppe meccanizzate, per conduttori automezzi. La maschera è composta da un filtro metallico di grosse dimensioni, poi da un tubo di collegamento in gomma, pieghevole, flessibile, e dalla maschera vera e propria che è composta da un gancio metallico, un'altra presa per mandare fuori l'aria in metallo zincato, due bulbi oculari in metallo zincato con plexiglass antischeggia montati. La maschera è interamente in gomma, è una gomma che morbida che protegge tutto il capo, infatti quando viene indossata rimane totalmente protetto per gli aggressivi chimici e similari. Le taglie vanno in base ai numeri. Tutta la maschera smontata è contenuta in una custodia ad apertura rapida, ha un aggancio in metallo zincato che all'occorrenza viene aperto in maniera rapida, veloce. Poi per portarla a una fettuccia regolabile, e sul retro troviamo due passanti per cinturone, due anellini e un moschettone metallico. Al lato una taschina chiusa da bottone metallico, come è visibile qui nella questa parte. All'interno andiamo a vedere all'interno, ovviamente abbiamo un portanome e poi al suo interno una fettuccia per bloccare il tubo, una parte per mettere la maschera e l'altra per il filtro divisa. Al centro abbiamo un'apertura chiusa sempre dallo stesso bottone metallico. Questo serve tutta per riporre i materiali dedicati alla maschera antigas. Dentro potrete trovare due pezzetti di legno che servono per stabilizzare la maschera una volta messa nell'ambito e proteggere l'imbocco dagli urti.